Serve al più presto un piano per far ripartire in sicurezza il comparto ricettivo e su questo Assotel Confesercenti non vuole perdere tempo, infatti ha già presentato al governo insieme all'Associazione Federalberghi, Confindustria Alberghi, un protocollo nazionale che individua misure di prevenzione della diffusione del Covid-19 per tutelare la salute dei vacanzieri e dei dipendenti delle strutture. Il protocollo è stato scritto da un gruppo di esperti delle diverse categorie con l'aiuto di consulenti in materia di igiene e sicurezza, il tutto sotto la supervisione di un esperto in malattie infettive. Accoglienza sicura, questo è il nome del progetto, vuol tutelare la salute degli ospiti e dei collaboratori e realizzare l'equilibrio necessario per garantire i servizi in condizioni di sicurezza e sostenibilità, senza stravolgerne le caratteristiche. Il mondo del turismo non si rassegna all'immobilismo, nonostante le difficoltà, le imprese del ricettivo si organizzano per fornire il proprio servizio nella sicurezza di tutti, ha commentato il presidente di Assotel Claudio Albonetti. Speriamo, aggiunge, che alla fiducia degli operatori corrisponda una ripresa dei flussi turistici, nella speranza che la stagione, sebbene sottotono, possa comunque rappresentare un punto di ripartenza per turisti e imprese. Il documento prevede, tra i vari punti, che nella reception e negli ambienti comuni degli alberghi si rispetti la distanza interpersonale obbligatoria di almeno 1,30 m e che nelle strutture fornite di gel igienizzante per gli ospiti e per il personale siano previsti percorsi di entrata e uscita differenziati, vietati gli assembramenti, previste misure per ridurre il tempo di permanenza nell'area di ricevimento.